Bella a tutti ragazzi e bentornati nel canale Play Channel It ragazzi. Oggi siamo qua con un nuovo video, siamo con il primo gameplay di un gioco misterioso. Un gioco chiamato nei secoli, Oscura Second Shadows. A game by Ole Affeland. Ok ragazzi, oggi siamo qua con un nuovo video dove facciamo la prima parte di questo gameplay, di questo gioco per me epico, perché veramente ragazzi la storia è di questo, possiamo dire, soldato, guerriero, protettore che deve fare, possiamo dire, dei livelli, deve superare dei livelli, come vedete, Deep in the Darkness, the Heavenly Creature Set Out and Dietly. Faccio la storiellina, bella bellina, per far addormentare i bambini. Ma noi non ce ne può fregare un beato cazzo, no, ragazzi. Però comunque, per adesso non ci può importare. Forse più avanti vi farò vedere tutto il video, ragazzi. Allora, ci sono pochissimi livelli in questo gioco. Ce ne sono, mi sembra, una ventina. Però i livelli sono veramente belli e difficili da completarsi. Quindi ragazzi, cominciamo subito e apprestiamoci a fare il terzo livello, perché ragazzi il primo e il secondo livello li ho già fatti, li ho già, possiamo dire, recensiti nell'ultimo video che ho fatto, dove ho presentato i quattro giochi che volevo fare. Quindi ragazzi, andatelo a vedere. Quindi ragazzi, 3, 2, 1, let's start. Chapter 3, Inside the Mountain of Malevolence. Oh yes. Andiamo su impostazioni, andiamo su questo. Ok. Benissimo ragazzi, cominciamo. No, che cazzo ho fatto, scusatemi ragazzi. Ok. Ritorniamo. Andiamo avanti ragazzi. Oppala. Bella ragazzi. Allora, lo scopo di questo gioco è di, possiamo dire, non prendere i nemici e di fare una bella figura. Ok, voilà. No, mamma mia che culo ragazzi. Allora, qua adesso devo prendere un oggetto che si nasconde qua. Voilà. Ottimo ragazzi. No, però qua mi suicido. Andiamo avanti. 1, 2, 3. In alto a destra, come potete notare, c'è un, possiamo dire, una casella che vi permetterà di rallentare il tempo e di, possiamo dire, fermare tutti i nemici e le trappole presenti nel gioco. Minchia, che fortuna. Ok, andiamo avanti. Vabbè, ma sono proprio un nabbo, cioè proprio sono un nabbo. Io nei giochi, ragazzi, non ho mai avuto una fortuna, sono proprio sempre stato sfigato. Quindi ragazzi, non possiamo dire, aspettatevi un pro gamer da questo canale, perché veramente ragazzi, sono il noob del noob, proprio noob. Ok ragazzi, andiamo avanti. Ilo double con backflip ragazzi, un video da gioco anche di parkour, no scherzo. Va bene, andiamo avanti. Olè. Ragazzi, andiamo avanti. Spero che questi video di gameplay vi piacciono, perché io ho avuto questa pecca sempre, ragazzi, di non far interagire le persone quando faccio un gameplay. E ditemi se questa cosa qua l'ho migliorata, perché veramente nel mio primo canale a me piace molto vedere i miei video e, possiamo dire, vedere come sono. E devo dire che facevo proprio letteralmente schifo, cioè proprio dire schifo e dire poco. Poi devo dire che sono migliorato, ma non sarò mai un youtuber di fama mondiale, un youtuber che fa proprio ridere tutti. Però ragazzi, cerco di fare il meglio per i miei iscritti, perché i miei iscritti si meritano qualcosa da me, non queste morti stupide, perché io sono stupido e non riesco a schiacciare il touch. Andiamo avanti ragazzi. Voilà, double jump to backflip. No, front flip ragazzi, scusatemi. Ok, vai, bella. Ok, andiamo avanti. Allora ragazzi, cosa devo dirvi? Cosa devo fare? Cosa non devo fare? E cosa non so? Ho cominciato i video, sicuramente avrò molti commenti negativi o positivi, spero positivi, su
Clash of Clans, un gioco che devo dire a me, non voglio prendermi dislike adesso dicendo, scusa, cioè tu fai il video, fai il gameplay, ma non te ne frega un beato cazzo di niente. Allora ragazzi, cosa devo dire? Clash of Clans è un gioco a me veramente... Sì, boh, è bello come gioco, però non mi ha mai entusiasmato così tanto perché sono troppo nabo. No, devo dire che non mi ha mai entusiasmato tipo da dire, oh cavolo, devo giocare a Clash of Clans, se no muoio perché vado in astinenza. No, devo dire che è un gioco che, boh, è bello, però non mi ha appassionato per il semplice motivo che non mi piacciono i giochi tipo ruolo e strategia dove ti fai l'impero immaginario, roba del genere. Io preferisco un gioco d'azione con una grafica, possiamo dire, una grafica decente. E sono mi stata come in strada. Perché giochi a Minecraft che non ha nessuna di queste due, possiamo dire, opzioni? Avete ragione. Ma io preferisco un gioco con bella grafica e almeno una piccola storia. Non pretendo che ci sia, madonna, una vera e propria storia dove si sa, si capisce perché quella, succede quella determinata cosa, ma perlomeno un pochino mi va bene. Vedete ragazzi, questo video qua, per esempio, no? Questo giochetto scemo stupido, devo dire che mi piace perché prima cosa per quanto è un gioco in bianco e nero, adesso mi sta laggando, non riesco a schiacciare i bottoni, devo dire che la grafica è eccezionale, perché comunque se guardate i giochi sulla luce, gli effetti che ha questo gioco, veramente è molto bello. Tanto abbiamo finito il primo livello dove ho preso tutti gli oggetti bonus in 3 minuti e 34 e ho fatto 6 kill, mi sono ucciso 6 volte. E quindi ragazzi, preferisco i giochi con un pochino di senso, che una grafica possiamo dire non ottima, ma perlomeno buona. Bene, bene, bene. Ho perso il filo del discorso. Bene, andiamo avanti ragazzi con questo giochetto che spero che vi piaccia, quindi nei commenti sempre ragazzi, io ormai non voglio neanche più dire nei commenti perché ragazzi, io sto avendo 20-30 commenti a video, veramente ragazzi, vi ringrazio moltissimo perché io conto molto sui commenti, perché una persona, no, può dire, boh, questo video mi piace, mette un like, ma forse c'è qualche, possiamo dire, qualche piccolo secondo di video dove la persona dice o fa una cosa, YouTuber, ragazzi, fa una cosa non molto gradita, o perlomeno noiosa. Quindi con i commenti perlomeno si può dire sì, mi piace come fai i video, ma c'è questa determinata cosa che non mi è piaciuta. Ed è, devo dire, una cosa, una critica costruttiva che serve, almeno perlomeno a me serve. E se uno per esempio mi dice, guarda, i tuoi video sono noiosi, o perlomeno questo gioco non farlo perché è molto scontato, come tante persone, tante, come due miei iscritti hanno fatto, non è che me la sono presa, anzi... Sono stato molto contento per il commento, per il semplice motivo che so come strutturare, per esempio, i video che farò. Quindi, per esempio, Minecraft li farò una volta a settimana, Clash of Clans ne farò una volta a settimana. Quindi, comunque, farò video di quelli di tutti i generi, però, che ragazzi, però soddisferò più persone. È la cosa, penso, migliore che si può fare con YouTuber, con YouTube, ok? Veloce, 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 sono un coglione. Ok, bene, qua mi sono, possiamo dire, inculato da solo. Vabbè, e non ho potuto neanche finire il livello al 100%. Quindi ragazzi, andate avanti a commentare i miei video, perché mi state rendendo YouTubers felice. E veramente, grazie mille. Andiamo avanti. Voilà, voilà ragazzi. Comunque, per chi volesse scaricarsi questo magnifico gioco, devo dire, no, boh, questo bello, quel best, quel va, quel best, questo bellissimo gioco, scusate ragazzi, ho avuto un problema di lag mentale, lo potete trovare tranquillamente gratis sul Play Store, Android, o anche, mi sembra, su iPhone, e potete tranquillamente giocarci. Andiamo sul Capture 5, che... Ragazzi, lo farò nel prossimo video su Second, come si chiama? Second
non mi ricordo il nome di questo giochetto, su Oscura Second Shadow. Quindi, ragazzuoli, ragazzini, bambini e genitori, mettete un mi piace, un commento, iscrivetevi al mio canale. Se non siete ancora iscritti, andate a vedere i miei precedenti video per avere uno sprone in più. E ci si vede da un prossimo video. Poi è tutto, play, ciao, Nellita. Bella ragazzi, ciao.